qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patata, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Amici del biliardo, ben arrivati da Stefania Ceccarelli alla terza puntata del Pallino Blu. Quest'oggi ci troviamo al Circolo Arci di Caserme Rosse di Bologna e tra poco andiamo ad assistere all'incontro dei padroni di casa del Caserme Rosse Bologna che sfidano il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì. Intanto nella seconda giornata abbiamo solo tre squadre a punteggio pieno, sono i campioni del BT Bussecchio, i rivali consueti del Mane Caffè Bocciofila e la sorpresa per la prima volta in testa alla classifica i Clai Sasso Morelli. Ad inseguire un altro terzetto, il Leondoro Molinella, il Ciclo Sport Ravenna e Bibizzò Caffè Villanova. Ottiene i suoi primi tre punti la debuttante Maris la Cantonese di Modena. E poi c'è invece il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, un'altra delle grandi che sta soffrendo. Vediamo stasera se riesce a fare i suoi primi, diciamo, successi, perché per il momento la sconfitta in casa la settimana scorsa col Preisnes fa già parlare e nella prima giornata non andare oltre il pari. Un incontro che vale molto anche per le Caserme Rosse, che avevano già bagnato con un buon risultato la prima giornata pareggiando in casa, ma stavolta l'avversario è veramente tosto e dovrà metterci qualcosina in più se vuole uscire indenne da questa partita. Gorina M Plus, il panno delle tue magie manuali. Filatura, rifinitura e la tua prestazione è sicura. Gorina M Plus, il panno che la tua mano ama accarezzare. Al CSB per la Verde Riccione, il forlivese Yuri Minocchi vince la gara nazionale di biliardo boccette di Riccione, giunta alla 24esima edizione e da 4 anni Memorial Daniele Volanti. In una finale spettacolare, Yuri Minocchi, già nell'Albo d'Oro nel 2010, è riuscito a superare per 102-72 il roccioso ravennate Luca Mimi, grazie ad un fenomenale 9,33 di media nelle bocciate, 6 tiri, 56 punti. Terzo posto per Luca Molduzzi di Cesena, sconfitto da Mini, 105-74, e per Maurizio Fucchi di Perugia, sconfitto da Minocchi, 101-70. Al quinto posto sono piazzati Quinto Ricci, Alberto Andrucci di Riccione, Carlo Sandrini di Reggio Emilia e Maurizio Patrignani di Bellaria. A latere della gara principale si è svolta una competizione di terza categoria in cui ha primeggiato Massimo Metalli di Rimini, che ha prevalso sul bellarese Marco Borroni per 80-42. In totale hanno partecipato 199 atleti provenienti un po' da tutta l'Italia del centro-nord. I quattro finalisti delle due gare hanno ricevuto in premio un quadro speciale dipinto dal pittore riccionese Giuseppe Crescentini, boccettista del Per la Verde Riccione. È qui con me il signor Roberto Occhi, che è il presidente del Circolo Arci Caserme Rosse, uno dei circoli arci più grandi di Bologna. E voi siete nuovi in Serie A1, debuttate in questo campionato. Cosa ve ne pare e quali sono le vostre aspettative per questa stagione?
Io penso che le aspettative siano di fare un ottimo campionato, di fare una bella figura, e sappiamo benissimo che non avremo dei risultati eccezionali, però ci auguriamo che i nostri ragazzi ce la mettano tutto e che insomma è uno sport e come tale deve essere preso come sport, nel vero senso della parola, un bel divertimento e un agonismo che sia importante, e per noi è una grossa esperienza soprattutto. E tornando a parlare di questo bellissimo circolo, quali sono le attività che voi proponete oltre al biliardo? Beh, delle attività ne abbiamo tantissime, diciamo elencarle tutte diventa un po' difficile. Noi vogliamo fare innanzitutto di questo circolo un centro dove c'è un'aggregazione, un'aggregazione che vuol dire dalle persone più giovani alle persone più anziane, chiaramente. Le attività partono dal gioco della tombola, al gioco delle carte, al biliardo stesso, alla box. Abbiamo tante iniziative che stiamo mettendo in piedi, l'aggregazione anche delle donne, che nei locali soprattutto diventa difficile portare fuori le signore la sera. Stiamo organizzando giornate proprio tematiche perché vengono fuori a divertirsi, anche a controllare i mariti chiaramente ogni tanto. Diciamo che stiamo provando a farcela con tutto questo. Valerio Alvisi, responsabile, giocatore e capitano della squadra Caserme Rosse di Bologna. Come è partito questo campionato in Serie A1 e quali sono i vostri progetti per questa stagione? Beh, diciamo che è partito bene con un bel pareggio contro il Bibizò, che è sempre una squadra di mestieranti. Poi dopo abbiamo affrontato la Bozzoffi, la Imola, e qui abbiamo preso un leggero contraccolpo perché incontrare l'Inter o la Juve è difficile. Però non ha importanza, ho ragazzi giovani che non hanno mai giocato a questo livello. Naturalmente il futuro è loro e non il mio, che sono il più vecchio di tutti, per cui siamo partiti 3 anni fa e piano piano siamo arrivati a un buon livello. Chiaramente è una categoria che si sta un po' stretta perché ci sono squadroni eccezionali, perché è il campionato di vertice in Italia e lo vedi dai giocatori che avremo a incontrare questa sera. Si fa fatica a capire chi è il più bravo e il meno bravo perché sono tutti formidabili. Luca Alpi del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde di Forlì, già reduce di una vittoria a Faenza, che adesso ci vai ad illustrare, e poi ci parli anche del campionato appena iniziato in A1, e come sono le vostre aspettative di quest'anno? Allora, partiamo dal fondo. Le nostre aspettative sono quelle di provare a vincere il campionato. Sicuramente siamo una delle squadre che vogliamo candidarci a vincere questo campionato. Abbiamo avuto un po' una partenza un po' a rilento, un po' magari perché a inizio stagione, un po' tutto, però pian pianino adesso credo ci rimetteremo in carreggiata. Per quanto riguarda invece Faenza, sì, ho avuto la fortuna di rivincere di nuovo quella gara interregionale lì, Pneustecnica, e per la seconda volta. È stata una domenica bella perché mi sono divertito, ho giocato bene, ho incontrato giocatori bravi perché sono tutti bravi, però dico, è andata bene per fortuna, perché non sempre va così, quindi con questi livelli è difficile, sono contento per quello. E invece cosa ci dici del comitato di Savona, che è entrato a far parte della FIBIS? Sì, diciamo che quest'anno ritorniamo ad essere in federazione, non solo Savona, anche una gran parte del nord Italia, perché anche i comitati di Alessandria, del Piemonte, di Bergamo, quindi diciamo tutta quella parte che si era un po' distaccata ed era entrata in un ente promozionale sportivo è ritornata in federazione. Savona c'è un gruppo di lavoro di ragazzi giovani, volenterosi, molto discretamente capaci, quindi con tanta voglia, hanno organizzato una gara nazionale per beneficenza sabato e domenica, una gara che ha avuto un bel riscontro perché hanno avuto 200 iscritti e appunto si è deciso tutti insieme di ritornare in federazione, come giusto che sia, perché secondo me il biliardo è la federazione, un po' spinti magari da qualche giocatore di rilievo, un po' per tante altre cose. Quest'anno era un po' di anni che ci si lavorava questa cosa qua, non si riusciva mai ad avere lo spunto, quest'anno siamo riusciti a partire tutti insieme e ritornare tutti dove bisogna essere, perché il biliardo è questo, cioè, voglio dire. E ospite della serata il decano del biliardo, Agostino Tommasini.
presentissimo sempre in tutte le manifestazioni. Che cosa ci vuoi dire del comitato che tu stai seguendo? Io dico, prima di tutto ringrazio le caserme rosse, che quelle squadre che abbiamo con la convenzione che sono venute a giocare nella FIBI, il caserme rosse è la guida di quelle squadre che sono venute. Io ringrazio il presidente e vari dirigenti qua che si danno da fare per il nostro gioco. Per il comitato di Bologna io ringrazio tutte le squadre perché abbiamo un'adesione abbastanza, direi, soddisfacente, ecco, non al massimo, perché al massimo non ci arriva mai, però soddisfacente perché abbiamo diverse, esteso un po' in quasi tutta la provincia, da San Giovanni Persiceto, Molinella, vicino Ferrara, le squadre vicino Modena, addirittura, capito? E loro a questo punto io mi viene solo da ringraziarli e basta, ecco. Si parte con Luca Alpi alla bocciata ed è subito un bel colpo, 8 punti. Assieme a Luca Bandini dovrà affrontare Ale Suprani e Luciano Luccarini della squadra di casa. Questo è Mauro Boffri, appunto delle caserme rosse, che parte con un tiro da 2 punti, l'avversario Massimo Ciccali. E questo è il primo tiro di bocciata di Valerio Alvisi, capitano della squadra di casa e il più bravo in questo inizio di sfida. 10 punti per lui, gioca assieme a Fausto Emere e gli avversari Stefano Nanni e Filippo Perugini. In azione Stefano Nanni, primo bocciata, dopo gli 8 di colore, segnati dalla coppia della Diana Verde, arriva anche l'8 di bocciata e ora il Palazzo conduce 16-10 in questa partita. E questo è il primo tiro di bocciata di Massimo Ciccali, addirittura c'è il 12, Ciccali spicca il volo, ora ne ha 23 contro i 2 dell'avversario. E stavolta gli 8 di colore se li guadagna la coppia di casa, Emery Alvisi, e quindi troveremo alla bocciata Valerio Alvisi con il punteggio di 18-16, boccia per la seconda volta, ricordiamo che aveva fatto 10 al debutto. Alvisi non si ripete nel secondo tiro. Siamo sul 9 pari e Alpi al secondo tentativo di bocciata ne fa 10 e quindi punteggio fissato sul 19-9 per la coppia ospite. Attacco di Stefano Nanni, un pallino libero, 2 punti per il 18 pari. Gran colpo, Massimo Ciccali, 16 d'autore, un tiro magistrale, il rosso da solo dopo una 2 sponde straordinaria e Ciccali ora ne ha già 39, una partenza straordinaria per il giocatore del Grand Hotel Palazzo Tarrende Fiorlino. Boccia ancora Alpi ed è un altro 10, 32-9 per la coppia ospite. Fausto Emery cerca di rimpinguare i punti d'accosto e invece commette una banalità perché qui lascia l'accosto agli avversari, a quanto sembra. E questo è Stefano Nanni che punisce severamente l'errore in accosto degli avversari, 10 punti e la coppia ospite ora conduce 29-18. Il terzo pallino di Massimo Ciccali, altri 10 punti. Viaggia 1000 la squadra ospite con questi 10, 52-3. Luca Alpi, quarto pallino, ennesimo 10 e siamo quindi sul 43-9. Nanni, terzo pallino, stavolta accade solo un birillo nella fila, poi c'è il rimpallo e la propria boccetta va nel danno. Sono punti persi, 4 che vanno agli avversari.
che ora si portano sul 22 a 30. E i 4 punti persi vengono subito restituiti da Valerio Albisi, che in quel tentativo di calcio, in cui sperava di fare chissà che, invece ha lasciato i punti agli avversari, che ora conducono 34 a 22. Massimo Cicali, un altro colpo micidiale. Questi sono 8 punti. Cicali ha già fatto la bellezza di 32 punti di rimessa e ora ne ha 60 contro i 14 del suo avversario, e anche sul campo c'è l'accosto assicurato. Il primo errore di bocciata di Massimo Cicali, dopo aver fatto 22 punti nelle prime due. Ora questo passaggio vuoto, ma il vantaggio è veramente ampio per Cicali, 61 a 14. Ancora un 8 di colore per Nanni Perugini, è bocciata su 42 a 22. Questo è il quarto pallino, dopo quello sfortunato, il terzo, dove ha lasciato 4 punti, recupera con gli interessi il giocatore del Grand Hotel, 12 punti. E siamo sul 54 a 22 per Nanni Perugini nei confronti di Emery Albisi. Il quarto pallino di Mauro Pozzoli, niente da fare, dopo il 10 del tiro precedente serviva qualcosa di meglio per mettere un po' in apprensione Cicali, che conduce 61 a 15. Il quinto pallino di Luca Alpi, 4 punti. Alpi Bandini 48, Luccarini Suprani 26. E questo è Massimo Cicali, che ne fa altri 10 e ora conduce, anzi 12, quindi per la seconda volta fa 12 punti Massimo Cicali, ne ha 74 il giocatore del Grand Hotel Palazzo. Per Mauro Pozzoli solo 15, è una partita veramente che è una montagna molto alta da scalare. Stefano Nanni, altri punti di bocciata. 8 per Nanni e la coppia ospite conduce dopo questo realizzo 63 a 23. Alex Suprani, terzo pallino, arriva per il giocatore delle Caselle Rosse, ben 12 punti. E aveva fatto anche 3 punti di accosto e ora sta 41 a 48, solo 7 punti di ritardo dalla coppia ospite, che comunque ha avuto un Alpi stratosferico, 5 bocciate, 42 punti, ma hanno accumulato punti di rimessa e sfruttato qualche ruccio di troppo di Alpi Bandini, giocatori di casa, che ora vedono coppia ospite abbastanza vicino. Bel colpo Mauro Bozzoli, altri 4 punti, i primi di rimessa ottenuti dal giocatore del Caselle Rosse, che ora ne ha 31. Fausto Emery cerca il colore e bravo Emery, stavolta ci va molto vicino a ottenere questo risultato. Forse scivola via la boccetta con cui ha effettuato questo tiro, 5 sono certi. Un pallino di rimessa per Massimo Cicali, che fa 4 punti e si guadagna anche l'accosto. Cicali viaggia 1000, altri 4 punti di rimessa, conduce ora 78-31. 8 di colore, ma la bocciata non va. Dopo il 10 iniziale Valerio è andato in rottura prolungata e la situazione si fa difficile. 31-63 il punteggio. Luca Alpi non sbaglia neppure la sesta, torna a farne 10, forse addirittura 12, no, 10. Di nuovo lungo, 59-41, l'Alpi 6 bocciate, 52 punti. Massimo Cicali, tentativo di sottocalcio per guadagnarsi i punti a costo, riesce a malapena a guadagnarsi la bocciata con un accosto semplice. La bocciata sarà su 79 a 31. Quinto pallino,
contro i 6 ottenuti dal suo avversario, il punteggio nettamente favorevole al giocatore Grand Hotel Palazzo, 79-31, e bocciata a disposizione. E Ciccoli va, un altro bellissimo colpo, 10 punti ancora, Ciccoli 89, Bozzoli 31. La fase finale di un tentativo a tre sponde di Fausto Emory, che lascia sul campo 12 punti pesanti, perché ora gli avversari ne hanno ben 75. Ci riprova Emory con l'ultimo boccetto a disposizione, ma siamo veramente all'ultima spiaggia. Eh sì, mi sa che per gli avversari i 5 di colore valgono la partita, e 5 di colore si possono ottenere con abbastanza facilità. Due boccetti in mano a Filippo Perugini, basta spostare un po' quel pallino oppure togliere quella boccetta bianca che ostruisce questo realizzo, ma l'1-0 per il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde è molto molto vicino. Eccolo il tiro di Perugini, come tocca quel pallino, i giochi sono fatti. Eccolo qua, la stretta di mano. Emory e Alvisi stringono la mano a Filippo Perugini e Stefano Nanni, troppo forti. C'è stata una fase iniziale in cui sembrava che i giocatori di casa potessero tenere testa agli ospiti, ma poi un errore in accosto di Emory ha lanciato Nanni e Perugini verso la vittoria, che è stata conquistata a man bassa. 80-43, 1-0 per il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde. Un pallino pesante, Bandini ci prova, appoggio due sponde ed eccolo il realizzo di un punto in accosto, ma quello che vale è la bocciata in mano a Luca Alpi sul 60-41, settimo pallino da sfruttare. Alpi c'è, non sbaglia neppure questa. Attenzione, il settimo pallino vale 10 punti e il birillo laterale ha tremato. Siamo quindi sul 70-41. Fase finale della bocciata di Mauro Bozzoli, che ottiene due birilli, 4 punti, ora ne ha 38 contro gli 89 di Cicali. L'attacco di Luciano Luccarini, ormai bisogna provarle tutte, che gli avversari sono addirittura d'arrivo. Massimo Cicali si guadagna già l'accosto, 3 punti certi, può anche cercare il colore, bisogna spostare quel pallino. Ecco la mimica di Massimo Cicali, che comunque con quella giocata può farne quel minimo 5, se riesce a spostare anche un po' il pallino sono 8 di colore. Ecco il tentativo di Massimo Cicali. Il pallino non si muove, sono 5 i punti guadagnati da Massimo Cicali, sesto pallino da bocciare sul 94-38. Serve la stoccata vincente nelle prime 5 bocciate, 2-10, 2-12 e un passaggio vuoto. E vediamo se la sesta è quella decisiva. Eh sì, è proprio... No, con 4 punti non si chiude. Si va sul 98-38. L'ultima, Ale Suprani, cercava il colore e invece lascia 5 punti sul campo, e questo è un autogol, anche se non determinante, visto che gli avversari ne avevano già tanti. Ora comunque su 75 Luca Alpi è chiamato alla bocciata per l'ottava volta, 75-41. Alpi nelle prime 7 ha fatto 62 punti, immaginate voi se ripete la media dove porta la partita. E Alpi con 4 non porta a compimento, diciamo, l'impresa completa, ma siamo su 79-41. Alpi 8 bocciate, 66 punti. Ultima di Mauro Bozzoli.
qui se sta all'accosto Massimo Cicali, ne ha 98, è una boccetta pesantissima per chiudere, anche se la partita è ormai in una botte di ferro. Cerca il colpo da tre per chiudere Massimo Cicali, attenzione, l'impresa è molto vicina, manca solo un po' di forza, però l'accosto a quanto sembra potrebbe esserci. No, non c'è. Errore finale di Massimo Cicali, che consegna un pallino un po' sorprendentemente e Mauro Bozzoli lo servirà sul 39-98. Assegno con la bocciata, Bozzoli 2 punti e quindi superi 40, 41-98. Luca Alpi cerca di prendere anche questo punto. Niente da fare, errore di Alpi che consegna agli avversari la possibilità di bocciare il quarto pallino e di giocarsi l'ultima in attacco. Alpi e Bandini conducono 79-41, hanno la partita in pugno, ma ora possono anche rischiare un po' il recupero degli avversari. Attenzione, va all'attacco Lucarini. Brutta giocata, l'accosto semplice rimane, la bocciata sarà ora sul 42, mentre si chiude la partita al biliardo centrale perché Pozzoli con l'ultimo non lo prende e quindi Cicali vince 101-41, 2-0 per il Grand Hotel Palazzo. Arrivano 2 punti per Alex Suprani. Ora ne hanno 44 i giocatori di casa contro i 79 di Alpi Bandini. Ultime battute con Bandini in azione, una due sponde in cui basta appoggiarsi sul pallino, sulla boccetta per mantenere l'accosto e questo potrebbe essere il tiro della consacrazione della partita. Sul 79-44 solo una boccetta costruisce la vittoria di Alpi Bandini e quella che ha in pugno Luciano Lucarini, che deve assolutamente prendere questo punto se vuole allungare un po' l'incontro, se no si chiude. Eccolo, tentativo di Lucarini, 2 sponde di precisione e niente da fare, il rosso vince anche questa partita, un primo tempo monocolore alle caserme rosse, il rosso stravince. Alpi Bandini 80, Lucarini Suprani 44 per la squadra di casa, 44 punti per Lucarini Suprani, 41 per Bozzoli, 43 per Valerio Alvisi e Fausto Emoli. La cifra raggiunta non basta per tenere testa allo squadrone forlivese che chiude il primo tempo sul 3-0. Plic, po, pu, patata. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti. Viale Pinzon 10, Bellaria, Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Corri da Sport Center. Ti aspettiamo con una vasta scelta di articoli sportivi e per il tempo libero. Vieni a scoprirci nel nostro punto vendita a Cesena. Alla Clinica Dentale Santa Teresa, ogni sorriso ha la sua storia. Un team di 20 professionisti ti seguirà fin dal primo giorno in una visita completa con attrezzature digitali e software innovativi e ad altissima precisione. Realizzeremo insieme un percorso personalizzato che parte dalla diagnosi più accurata per arrivare alla soluzione più sicura e confortevole. Ti aspettiamo alla Clinica Dentale Santa Teresa di Ravenna, Faenza e Cesena. Davide Bongiovanni inizia il secondo tempo con 2 punti di bocciata
dovrà affrontare Master Angelo Corbetta. E questo è il primo pallino del secondo tempo per Claudio Leonardi. 4 punti per Claudio Leonardi, l'avversario Roberto Zanna. Questo è Marco Serra, primo pallino anche per lui, ed è l'unico a fare il filotto in questo secondo tempo. Marco Serra delle Caserme Rosse affronta Alex Galli. Davide Bongiovanni prova la tresponde in appoggio sulla rossa, poi scivola sul pallino, anzi quasi direttamente sul pallino. Grande giocata per Davide Bongiovanni, che totalizza 8 punti, ora conduce 10-0, alza il pallino e consegna a Corbetta la possibilità di un tiro agevole di bocciata. Corbetta va alla bocciata, ottiene 2 punti, ma perde la boccetta di vantaggio. Secondo pallino per Claudio Leonardi, 10 punti, Leonardi 15, Zanna 0. Bel colpo, Davide Bongiovanni, 8 punti più l'accosto e bocciata sul 19-2. Bongiovanni paglia il secondo pallino a disposizione e ora sul 19-2. Marco Serra in azione, secondo pallino, stavolta ne fa 10, Serra 19, Galli 5. Primo pallino di Corbetta, vale il sorpasso con 10 punti, Corbetta ora ne ha 20. Contro i 19 di un Bongiovanni ispiratissimo di rimessa, ma non troppo di bocciata. 16 punti di rimessa, 2 di bocciata e 1 di accosto per il giocatore di casa. Queste prime fasi di una partita che promette spettacolo. Secondo pallino per Alex Galli, arrivano 4 punti. Galli 10, Serra 19. Claudio Leonardi, terzo pallino, filotto, Leonardi 28, Zanna 7. Galli, sorpasso, 10 punti e ora conduce 23-19 nei confronti di Marco Serra. Claudio Leonardi è riuscito con un tiro micidiale a tre sponde a far ben 12 punti e posizionare quella boccetta bianca, come vedete, in mezzo ai birilli. Ora conduce 47 e qui può giocarsi un ulteriore tentativo di realizzo. Proprio come avete visto ha animato l'esecuzione. D'altronde con 2 boccette di ritardo l'accosto dice poco. Ci prova Leonardi, può fare anche il doppio gioco. Se passa liscio può scendere sul pallino. Ecco il tentativo di Leonardi. Non tocca proprio per un'inezia a quella boccetta, ma il punto in accosto arriva. Arriva un altro pallino per Zanna dopo questa bella giocata. Bongiovanni, pochi birilli, 4 bocciate e 4 punti, una media insoddisfacente, 25-20 per lui. Il secondo pallino di Roberto Zanna, filotto. Zanna 10, anzi, arriva un altro birillo di rientro. Zanna 20, Leonardi 40. Marco Serra ci aveva abituato bene. Nei primi due un 10 e un 8, al terzo cicca completamente la bocciata. Serra 20, Galli 23. E Galli punisce ulteriormente il giocatore della squadra di casa, perché ora ottiene altri 8 punti in questo bel tiro a due sponde. Marco Serra che ne ottiene addirittura 16 e dopo un errore di bocciata arriva il sorpasso, perché ora Serra conduce dopo questa bella giocata 36-31. Bongiovanni, di bocciata non è proprio in palla, altri 2 punti, 5 bocciate e 6 punti.
che Buon Giovanni non riesce a staccare più di tanto Corbetta, è ora 30, Corbetta 20, ma ha tenuto solo un pallino, Corbetta ha fatto 10. Claudio Leonardi, lunga e boccetta, poi un birillo più l'accosto, Leonardi boccia per la quinta volta sul 43, sul 45, 25. Marco Serra, attenzione, il filotto per tornare in testa, anzi i 10 per Marco Serra che ora conduce 47 a 38. Il quarto pallino di Claudio Leonardi. Attenzione, passa due volte in mezzo, quindi il bottino è striminzito, due punti. Conduce Leonardi, 47-25. Corbetta, attenzione, secondo pallino, addirittura 12 questa volta. Corbetta sopravanza il suo avversario. Con questi 12 punti ora ne ha 33. Due sole bocciate, ma ben 22 punti realizzati consentono questo sorpasso. Buon Giovanni, 5 pallini guadagnati, ma è la misera... diciamo un misero punteggio di 6 punti. Tentativo tre sponde per Davide Bongiovanni, che ha già fatto 16 punti di rimessa e la sua partita finora è stata tutta improntata al tiro di rimessa. Stavolta va ancora un buon realizzo, ma gli manca una porzione di forza per poter battere anche quel rosso. Con i 4 punti comunque è di nuovo avanti, 34 a 33, e ne vedremo delle belle, perché adesso il pallino appena sotto il rosso consegna a Corbetta un'occasione di andare a una tre sponde per cercare di fare arrivare quel pallino sul birillo rosso. Attenzione, Corbetta sbaglia la direzione, rischia la bevuta, alla fine però non prende neanche il punto, va sotto di due. Angelo Corbetta, tre sponde in appoggio sul pallino, niente da fare. Punti persi per Roberto Zanna, 4 punti che vanno a Leonardi, che ora conduce 51 a 30. Il sottocalcio di Angelo Corbetta. Eh sì, arrivano 16 punti, splendida giocata, Corbetta ritorna avanti, ha fatto tanti birilli, 22 di bocciata e ben 18 punti anche di rimessa dopo questo 16, e ora conduce 51 a 34, non ne ha più, e quindi per Buon Giovanni le prossime due possono dare anche il contro sorpasso. L'attacco di Buon Giovanni, il calcio, 8 punti per Buon Giovanni che ora ne ha 42. Anche Buon Giovanni di rimessa non scherza, ha fatto già la bellezza di 28 punti, ora si accontenta di 3 di accosto e la bocciata sarà sul 45 a 49, solo 4 punti di ritardo. Buon Giovanni, niente da fare, è nella bocciata che deve mettere a punto la sua prestazione. Terzo passaggio vuoto. Leonardi, primo passaggio vuoto anche per Claudio Leonardi, anzi arriva con rimpallo un birillo, quindi Leonardi ora ne ha 56, 26 punti in più di Zanna. Niente da fare, punti persi sono 4 di rimpallo, anzi 8 punti, Galli lascia sul campo ben 8 punti e quindi Serra se ne va, ora conduce 55 a 42. Brutta questa di Buon Giovanni, punti persi 4, i primi 4 punti persi di Buon Giovanni consegnano a Corbetta ben 8 punti di vantaggio, 53 a 45. Si gioca anche l'ultimo in attacco Buon Giovanni,
No, non arriva in realizzo neanche con questa. Bel colpo. Alex Galli, 16 punti. Galli ritorna avanti, 56 a 55. Bel colpo anche per Angelo Corbetta, altri 8 punti di rimessa. E attenzione perché Corbetta comincia a prendere il largo, ora ne ha 61, può giocare l'ultima anche per il bottino pieno di colore, serve portare via quella bianca con una sola boccetta. Il punto, essendo dell'avversario, deve giocarselo con molto oculatezza, anche se Buon Giovanni di Bocciata non fa in questo momento grande paura. Ma è importante guadagnarsi dietro la Bocciata. Corbetta ci prova in appoggio su quella bianca per fare il colore e Corbetta boccia per la terza volta e siamo su 69 a 45. Udite, udite, Corbetta ottiene 2-8 di colore, 3 soli pallini, ma ha già fatto 22 punti di Bocciata e ben 26 punti di rimessa. 4 punti gli ha dato il suo avversario. E quindi lo vediamo ora bocciare sul 69-45, una partita che l'ha vista in sofferenza in accosto, ma il solito frombogliere per quanto riguarda il realizzo. Altri 2 punti per Corbetta dopo questo pallino, 71-45 per lui. Marco Serra, 2 sponde, bel colpo Serra. Il rosso da solo, magico bersaglio, aveva fatto un 16 anche in precedenza e Serra ora con questo realizzo ritorna a mettere avanti la testa. Ora ne ha ben 72 contro i 58 di Galli e poi boccia per la quinta volta. Serra c'è, splendida sequenza, un altro 10. Ha sbagliato solo un colpo, il terzo Serra di Bocciata, ma con questo 10 ora conduce 82-58 nei confronti di Alex Galli. Davide Buongiovanni, costretto a giocare un tiro sul pallino, lunga corta, cade un birillo, 4 punti, si rimettono su anche i birilli momentaneamente fuori dal biliardo, con questi 4 Con Giovanni ne ha 57, ma se ne va alla boccetta di vantaggio. Ora siamo con il gioco sotto il castello, costretto a giocare ancora di rimessa con Giovanni, che ha fatto comunque già la bellezza di 40 punti di rimessa nei 17 totali. Quindi è su questa specialità che si deve impegnare. Ci prova ancora una 3 sponde sul pallino. Attenzione, Buon Giovanni a segno, altri 4 punti, l'accosto rimane del rosso e quindi se ne va un'altra boccetta, l'ultima di Buon Giovanni sul 61-75, deve fare un bottino pieno se vuol mettere in difficoltà il suo più blasonato campione italiano Angelo Corbetta. Buon Giovanni, il calcio sul pallino, prende giocata, però rischio bevuta. Alla fine arrivano 4 punti per Buon Giovanni, che ne ha 65, ma esaurisce le proprie boccette. Corbetta 10 punti in più, 2 boccette da giocare. Il tiro di Bocciata di Roberto Zanna, che sfrutta un accosto sbagliato da Leonardi, e ora ne ha 48 contro i 58 del giocatore del Taverna Verde. Attenzione, Corbetta a segno, 8, Corbetta che si avvicina, passa da gigante verso il traguardo, ora ne ha 73 e anche l'accosto a disposizione. Corbetta ora ne ha 83, Buon Giovanni 65. Attenzione, cerca il tiro della domenica, anche se oggi è giovedì, non cade il rosso. E quindi per Corbetta c'è solo l'accosto semplice, questo mini applauso che è rimasto tale perché ora deve bocciare su 84-85, mentre se avesse fatto i 16 in rosso sarebbe stata la vittoria. Corbetta sbaglia la
prima bocciata sull'84-65. Questo invece è Marco Serra, che continua a far birilli, e con questi due ora ne ha 87, 10 punti in più di Alex Galli. Accosto sbagliato di Alex Galli, che consegna il match ball con la possibilità di chiudere con un 12 al suo avversario, perché sullo 88-77 boccia per la settima volta. 6 pallini da un punto più l'accosto, il punteggio ottenuto, il punto di colore da Marco Serra, ma di bocciata si è fatto apprezzare. 3-10, un 8 e un 2, le prime 6 bocciate. Attenzione, arrivano altri 10 punti per Marco Serra, che ora ne ha 98 a meno 2 al traguardo, giocatore della squadra di casa. Roberto Zanna, con questa bocciata, si avvicina a Leonardi con 6 punti, ora ne ha 55 contro i 59 di Leonardi. L'ultima di Bongiovanni, a costo da conquistare per rimettere in gioco la partita. E invece boccia Corbetta, questo accosto mancato, consegna a Corbetta il quinto pallino. Il giocatore del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde lo sfrutterà sull'85-65. Corbetta, 2 punti. Dopo un inizio scoppiettante di bocciata, le ultime 3 ha fatto solo 4 punti Corbetta, e traguardo è ancora a meno 13, 87-65. Galli va al calcio, ha già l'accosto, qui bisogna fare il top. Galli, splendido tiro, 12 punti e Galli è in quota. Con questo realizzo ora ne ha 89, tenuto conto che l'accosto ce l'ha già, ha praticamente il match ball in canna. Splendido colpo di Galli. Serra si è fermato sul 98 e poi ha giocato malissimo in accosto, e lasciando 3 boccetti in mano a Galli può anche prendere partita. Galli ora va per i 3 e boccia quindi sul 92. Serve il filotto ad Alex Galli per portare la squadra al successo. Il nono pallino di Galli può essere quello decisivo, per il momento 4 punti, e anzi arrivi il 10, vince Galli, una partita in rimonta, 102-98, 4-0 per il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, che conquista quindi i suoi primi 3 punti. Serra ha fatto un'ottima prestazione, ma in accosto ha fatto troppi pochi punti, solo 6 punti in 7 realizzi con l'acchitto, e si è fermato sul 98 pur avendo realizzato tanto di bocciata e soprattutto aver fatto anche 32 punti di rimessa. 10 punti li ha persi Galli, ma poi è riuscito a recuperare con questo colpo di coda finale, e quindi sul 102-92 il successo di Galli vale il 4-0. Il rosso da solo 16 punti, e ora è Zanna che passa a condurre, un Leonardi che aveva guidato fino a pochi istanti fa si è un po' addormentato e Zanna ne ha approfittato. 8 di colore, 16 di rimessa, e ora Zanna boccia sul 79-59, una partita che l'ha visto tanto in sofferenza, ma adesso proprio nelle battute finali sta prendendo il sopravvento il giocatore della squadra di casa. Paglia però la bocciata, la nona. Zanna. Bongiovanni, la prima bocciata, diciamo un po' decente, nelle prime 6 appena 6 punti, ora 6 punti in una sola bocciata, e siamo sul 76-87, ma il pecca, al di là del realizzo, è che quel pallino è a disposizione di Corbetta per una bocciata a riga. E Corbetta, come vedete, lo sfrutta al meglio. Altri 6 punti per il giocatore della Taverna Verde, che quindi totalizza in totale 93 punti. Ha fatto 44 punti di rimessa anche Corbetta, il suo avversario un po' più bravo, 48, ma solo di rimessa, perché
poi per quanto riguarda la bocciata lasciamo sta. Buon Giovanni, 19 punti da recuperare, quando Corbetta ormai è sulla linea del traguardo, 93-74. Bel colpo Claudio Leonardi, altri 8 punti guadagnati in questo tiro di calcio, più c'è anche l'accosto e quindi Leonardi va alla bocciata sulla 68-79. Assegno Leonardi bocciata, ma 2 punti non bastano per acciuffare suo avversario e in effetti sfiora poi il filotto, ne ha 70 contro 79 di Zanna. L'ultima di Corbetta, gioca tiro sostenuto, Corbetta si guadagna i 3 punti ed il pallino per cercare il colpo risolutore. Ora questo sesto pallino può giocarlo Corbetta sul 96 se sono 3 o sul 94 se è la costo semplice. Il decimo pallino di Roberto Zanna, filotto, Zanna 88, Leonardi 70. E questo è il filotto della vittoria di Angelo Corbetta, stretta di mano, Davide Bongiovanni, una buona partita in realizzo di rimessa, anche in accosto dobbiamo dire, ma di bocciata, ha lasciato molto desiderare, solo 12 punti in 7 bocciate. Bongiovanni che aveva fatto ben 48 punti di rimessa, ma ne è venuto capo Corbetta perché ha fatto tanti punti anche lui di rimessa e soprattutto di bocciata, è stato molto più bravo, realizzando in totale 34 punti, 22 di accosto, 34 di bocciata, 44 di rimessa e 4 bevuti da Bongiovanni, e Corbetta vince 104-74 e il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde fa cinquina, 5-0 per il momento in casa del Caserme Rosse Bologna. Leonardi c'è e chiude con questo filotto una partita soffertissima, 100-92, dopo le prime due sconfitte il neoacquisto del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde diciamo ottiene la prima vittoria e un risultato confortante per la squadra di Forlì, detentore della Coppa dei Campioni, ma finora non aveva brillato. Questo 6-0 in casa delle Caserme Rosse sicuramente è un bel segnale alle avversarie nella corsa per il titolo. Anche il Taverna Verde vuol dire la sua. Vuoi gustare una brioche artigianale e un cappuccino mondiale? Vediamoci al Bayfin, via del Partigiano 12A, Vecchiazzano. Un'oasi di relax a due passi da Forlì. Bar, ristorazione, apericena, buffet, caffetteria e tanta cortesia. Bar Bayfin di Monica Cavina, via del Partigiano 12A, Vecchiazzano. Telefono 333-83-22-987. Il miglior tiro della serata lo assegniamo al giocatore che ha dato un'impronta, un via al Taverna Verde Forlì per questa esaltante vittoria, Massimo Ciccali, in un pallino libero su un errore di bocciata dell'avversario ha fatto il rosso da solo e questo è il colpo che ha tramortito il suo avversario portandolo poi alla vittoria, ma un tiro d'eccezione quello ottenuto dal giocatore Taverna Verde. Il tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. In una serata tutta spettacolo per il Taverna Verde Forlì, anche il tironzolo vogliamo dare alla squadra ospite perché Angelo Corbetta ha cercato il colpo vincente. La boccetta era in prossimità del castello, ma si è fermato proprio appoggiato sul birro rosso. Se avesse fatto 16 con l'accosto avrebbe raggiunto anche la vittoria, che poi non è sfuggita al campionissimo della Taverna Verde, ma in quell'occasione è mancato solo un pizzico per fare un tiro d'autore. Plic,
po-pu-patapà. Polifemo Quadrati, dove hai messo il candelabro? Ho trovato la Mary, qua, al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna. Telefono 0544 96 50 25. La terza giornata del campionato regionale di Serie 1 rilancia il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì. La squadra che ha vinto la Coppa dei Campioni la scorsa stagione partiva con i fuori del pronostico, ma finora non aveva azzeccato ancora una partita. In casa delle Caserme Rosse ha dato spettacolo. Le due coppie non hanno lasciato scampo agli avversari e soprattutto nel primo tempo è stato Massimo Ciccoli a fare il bellissimo, un tiro della partita straordinario. Ma il secondo tempo spettacolare ha avuto in Alex Galli il match winner, in Angelo Corbette il giocatore che ha un po' appassionato tutti e soprattutto la vittoria di Claudio Leonardi, il neoacquisto su cui punta il Taverna Verde Forlì, riesce a vincere la sua prima partita in rimonta dopo una partita abbastanza bullica, soprattutto a metà. E questo consegna una squadra forlivese con tutte le sue forze per cercare di recuperare quei 5 punti di ritardo che ha accumulato nelle prime 2 giornate per le primatrici Mano e Caffè Bocciofila e i campioni in carica del Bursecchio, una considerazione superiore che devono avere per questa squadra che si avvia a ritornare in lotta per il titolo. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio. Si trova a Ravenna in via Trieste 208. Telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto, furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio. La tua carrozzeria di fiducia. 15° campionato regionale Serie A1 trofeo Gorina Panni. Terza giornata. L'Artista Caffè Argenta, Capitan Bagatti Bellaria 2-4. Scavianzalonico di Fiume, Tex Master Novellara 4-2. Cava Rivalta Forlì, Circolo Sport Ravenna 1-5. Birra di Paolino Riccione, Leondoro Molinella 2-4. La Cantonese, Clay Sasso Morelli 0-6. Andrea Costa Carpi, BT Bussecchio 2-4. Caserme Rosse Bologna, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde 0-6. President Park Ronco, Bibizò Caffè Villanova 5-1. Pronto Poster 7 Crociari, Manuel Caffè Bocciofila 1-5. Questa è la classifica dopo 3 giornate. Manuel Caffè Bocciofila, BT Bussecchio, Clay Sasso Morelli 9. Circolo Sport Ravenna, Leondoro Molinella 7, President Park Ronco 6, Capitan Bagatti Bellaria 5, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Bibizò Caffè Villanova, Scavianzalonico di Fiume 4, Pronto Poster 7 Crociari, La Cantonese 3, Tex Master Novellara 2, Andrea Costa Carpi, Birra di Paolino Riccione, Caserme Rosse Bologna 1. L'Artista Caffè Argenta e Cava Rivalta Forlì 0. Questi gli incontri della quarta giornata in programma giovedì 26 settembre. Clay Sasso Morelli, Birra di Paolino Riccione, Leondoro Molinella, Andrea Costa Carpi, BT Bussecchio, La Cantonese, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Pronto Poster 7 Crociari, Manuel Caffè Bocciofila, President Park Ronco, Capitan Bagatti Bellaria, Cava Rivalta Forlì, Circolo Sport Ravenna, L'Artista Caffè Argenta, Tex Master Novellara, Caserme Rosse Bologna, Bibizò Caffè Villanova, Scavianzaloni, Codifiume. E da Bologna si conclude così questa puntata del Pallino Blu. Noi ci vediamo la prossima settimana dove andremo a seguire la Coppa dei Campioni. Cominciamo dal Circolo Nuova Europa di Faenza per gli ottavi di finale dove si sfidano il Clay Sasso Morelli contro il Bibizò Caffè Villanova. Vi aspettiamo.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna hey! Che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico. Non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà. Ma è più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera veglia si al bar. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online.